Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori di K2 TV, siamo arrivati alla quarta domenica del tempo di Avvento. Siamo alle soglie del Santo Natale e la liturgia ci offre ancora la possibilità di riflettere sul tema che ha costituito tutto il filo rosso di questo tempo di Avvento, la fedeltà divina che non viene meno. Di fronte all'inadeguatezza e all'ottusità dell'uomo, Dio si mostra sempre e comunque come colui che rimane. Questa bella definizione trova la sua giustificazione nell'agire costante di Dio in favore del suo popolo, in contrasto con il costante altalenarsi delle promesse e dei progetti umani. Ancora Isaia ci fa compagnia, siamo nel capitolo settimo, da cui è tratta la prima lettura, che pone uno di fronte all'altro due personaggi diversi e sotto molti aspetti antitetici. Da una parte abbiamo il re Acaz, rappresentante della nazione, detentore del potere politico, e poi il profeta Isaia, colui che parla a nome di Dio e non ha altra garanzia se non la sua parola. Siamo nel 734 a.C., un momento critico della storia di Israele, perché la Siria ed Efraim, il regno del nord, hanno deciso di attaccare Giuda, il regno del sud, governato appunto da Acaz, il discendente della famiglia di Davide. Il significato di questo incontro tra il re e il profeta non è circoscritto alla situazione del momento. Di fronte non sono semplicemente due personaggi diversi, ma due personaggi rappresentativi di due atteggiamenti possibili davanti agli eventi della piccola e della grande storia. Con il nemico alle porte, il re ha paura di perdere prestigio e potere e ripone la sua fiducia nella potenza assira, che egli si prepara a chiamare in suo aiuto. Il profeta, invece, pur cosciente della gravità del momento, manifesta la tranquillità sconcertante di chi sa che la parola di Dio non viene mai meno. Due modi differenti di porsi di fronte alla storia quotidiana e alla storia del mondo. C'è chi pone tutta la sua fiducia nelle armi del potere, della cultura e soprattutto del prestigio, e chi, pur non disprezzando il mondo e le cose del mondo, ne conosce però la precarietà e soprattutto il limite. Per dare coraggio e fiducia al re timoroso, il profeta offre un segno da parte di Dio, una garanzia di protezione di fronte al pericolo, ma Acaz, con un linguaggio mistificatorio che lascia a credere delle ragioni totalmente opposte a quelle reali, manifesta un netto e assoluto rifiuto. Ha già pensato di ricorrere alla potenza assira contro l'alleanza siro-efraimita che gli muove guerra e si fida maggiormente dei vigorosi cavalli e dei cavalieri dell'impero, piuttosto che di Dio. Il rimprovero del profeta è sdegnato, non solo contro Acaz, ma contro tutta la dinastia davidica che ha ancora rifiutato Dio e i suoi profeti. Come sempre, il profeta vede più in profondità. La stabilità di un uomo, di una famiglia, di un regno, di una chiesa, non sta nella potenza umana, ma nella fede. Se non crederete, non avrete stabilità. È quello che il profeta dice a nome di Dio. La sicurezza non può venire dall'uomo, che rimane argilla fragile anche con le armi in pugno. Avere fiducia in Dio è l'unica soluzione efficace contro la paura. Una soluzione ingenua. Forse noi pensiamo, no, dal punto di vista politico, ma colui che crede sa distinguere la consistenza dell'apparenza e sa soprattutto che ogni soluzione umana rimane nell'ambito del provvisorio. Solo Dio è colui che rimane. Il re Acaz, invece, sicuro della sua logica forte, rifiuta perentoriamente la debole logica divina e al profeta non resta che ammonire chi continua a stancare Dio con ragionamenti di assoluta miopia. Ma ecco l'inaspettato. Dio non si arrende a questa logica suicida dell'uomo. Ad Acaz e alla sua discendenza viene ugualmente offerto un segno. Si tratta di un segno paradossale e fragile, perché è un bambino, ma è un segno di Dio. Il bambino del tutto incapace di assicurare una vittoria militare, tuttavia è il simbolo della potenza inesauribile della vita, con le sue molteplici possibilità. C'è da aggiungere che il bambino promesso non è un bambino qualsiasi. Partorito da una fanciulla, egli testimonia con il suo stesso nome che Dio non ha abbandonato il suo popolo, che Dio è stato e sarà sempre l'Emmanuele. Il Dio con noi, cioè il Dio che rimane appunto.
Anche il brano evangelico ci porta ad approfondire il messaggio contenuto nella prima lettura. Infatti il racconto della concezione di Gesù presenta ancora una volta, come al tempo di Acaz, l'intervento sconvolgente di Dio nella storia impazzita che l'uomo è capace di tessere con le sue mani. Questa volta si tratta della vita di due giovani sposi. Il racconto è scarno, tanto da sembrare freddo di fronte ad un evento straordinariamente e soprattutto scioccante. E questa è proprio la bellezza, no, della pagina del Vangelo. Eppure l'attenzione sull'essenziale ha un indubbio vantaggio. Il lettore è portato, senza distrazioni, a confrontarsi con le vicende e i personaggi che emergono con chiarezza dal racconto. In primo piano è il bambino che sta per nascere. L'accento è posto sul nome, che nell'Oriente antico è tutt'altro che un elemento aggiunto o una convenzionale formalità. Esso esprime l'identità di chi lo porta, il suo senso nel piano divino e soprattutto la sua missione. Il primo nome di cui ci parla il brano evangelico è Gesù, che significa Yahweh e salvezza. Nel fondo di questo comune nome ebreo c'è la storia di un popolo nella quale Dio si è manifestato più volte come il liberatore, il guaritore. Questo è un altro elemento importante, no, quando noi ci riferiamo a Gesù. È il riconciliatore, in una parola come colui che salva. Il Dio che si manifesta in Gesù sarà il Dio che viene in aiuto, il Dio misericordioso, il Dio che fa uscire l'uomo dalle lacerazioni inflitte dal peccato e dalla morte. Non a caso il testo di Matteo, subito dopo il nome Gesù, aggiunge perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Al momento dell'ultima cena, il tema della liberazione dai peccati verrà ripreso nelle parole sul calice che annunciano il sangue sparso per la liberazione dei peccati. Ecco dunque la missione di Gesù, il ritorno degli uomini a Dio, la ricostituzione del popolo e dell'umanità nella pienezza di vita. Là dove l'uomo è lacerato, Dio si manifesterà come la salvezza. Il secondo nome del nascituro sorprende perché è un altro nome, quando ce n'è già uno, ce n'era bisogno. La sua presenza non è dettata dalla logica, ma dall'importanza che l'Evangelista gli attribuisce. Emanuele richiama la vicinanza di Dio a un popolo ribelle e peccatore. Nel deserto Israele si era interrogato: Dio è in mezzo a noi, sì o no? La sensazione è che anche la comunità matteana sia tentata di negare o di ignorare la presenza di Gesù, poiché non solo l'inizio, ma anche la chiusura del Vangelo richiama lo stesso tema. Io sono con voi tutti i giorni fino alla consumazione del tempo. Nell'ultima pagina del suo Vangelo, Matteo ritorna sul tema del Dio con noi. Si tratta senza dubbio di una promessa di consolazione e di un invito a credere rivolto ai discepoli che dubitano. Una promessa di consolazione perché dice che nella fortuna e nella disfatta, nel peccato e nella fedeltà, nella vita e nella morte, Dio sarà sempre un Dio con l'uomo, un Dio per l'uomo. Ma è anche un invito per i cristiani distratti che non sanno più leggere i segni di Dio nella storia. Se Gesù è il segno che Dio ha scelto per stare in mezzo agli uomini senza pentimento, allora dobbiamo reimparare a leggere pure la nostra storia, con i suoi successi e i suoi fallimenti. Alla luce di questa fondamentale verità, Dio ha scelto e non si pente. Ed è proprio questo che ci insegna la giustizia di Giuseppe, il secondo personaggio di questo brano evangelico. Nello scandalo di una vita che si chiude nel seno della sua sposa senza il suo personale intervento, Giuseppe impara a conoscere e a riconoscere le vie di Dio e il suo grande mistero. È un uomo giusto, perché vive la sua paradossale situazione davanti a Dio e davanti agli uomini, rispettando il cammino di Dio e quello della sua sposa. A differenza di Acaz, Giuseppe fa credito a Dio e alla sua misteriosa sapienza, camminando davanti a lui e seguendo le sue vie come i giusti dell'Antico Testamento. Anche Abramo, davanti allo scandalo di un Dio imprevisto e imprevedibile, credette e Dio glielo accreditò come giustizia. La notte di Giuseppe è la notte del giusto che abbandona il suo personale progetto d'amore per fare spazio al progetto di Dio. Siamo alle soglie del Santo Natale, prepariamoci bene per questo evento che fa rinascere completamente la nostra vita. Grazie e buon Natale a tutti quanti.